sono personaggi che sono testimoni del tempo, che raccontano attraverso se stessi, hanno raccontato attraverso se stessi la loro epoca, il loro periodo. È un onore per noi avere in studio Sergio Zavoli. Sergio Zavoli è uno dei grandi testimoni del tempo, non soltanto per l'Italia, ma anche per San Marino, perché è stato legato in particolare a questa radiotelevisione, ma è stato ed è legato a questo territorio. Io vorrei chiedere a Sergio Zavoli, ringraziandolo per essere qui con noi, il primo ricordo sammarinese, o il ricordo più intenso di San Marino che lei ha. Ma cominciamo col dire che chi si torna a San Marino, almeno parlo della gente della mia generazione, per un rito del ringraziamento, se così posso dire. Non posso dimenticare l'ospitalità di questa terra a quei riminesi che, sorpresi dall'arrivo di una guerra che stava distruggendo la nostra città, come difatti poi è successo, trovarono riparo da queste parti attraverso un'accoglienza che è rimasta memorabile per la qualità proprio umana e etica, insomma, che diventa come una specie di cameo dentro un grande disastro, ecco. Un cameo di fratellanza, di condivisione, di solidarietà. Ecco, io credo che nella storia di San Marino possa rimanere questo titolo di avere partecipato a un'operazione di carattere umanitario che dovrebbe rimanere negli annali di quei tempi, in sostanza. Quando infuriava la guerra, ed era raro trovare delle oasi di libertà, di pace, appunto di condivisione di realtà così, così amare, così atroci sotto certi aspetti. Venivamo ad assistere alla fine della nostra città, disponendoci come a teatro sulle balze del Monte Titano. E vedevamo questa città che ribolliva sotto tormenti di bombe che la devastavano, e ciascuno cercava a suo modo di capire qual era il momento in cui probabilmente sarebbe esplosa anche la nostra casa, perché a tappeto ormai veniva distrutta questa piccola cittadina che allora non aveva, credo, più di 30, 35, 40 mila abitanti. E non si capiva francamente come mai prendesse vita questo accanimento nei confronti di un luogo che mi pareva non si prestasse particolarmente da un punto di vista strategico a un qualche interesse di un apparato militare che poteva avere mille altri sistemi, voglio dire, per mettere a regime anche un territorio difficile come poteva essere il nostro. In realtà c'erano i ponti, c'erano le strade, c'era una ferrovia che si divaricava tra Bologna, Ravenna, eccetera. Ed era soprattutto, allora però non lo percepimmo subito, era il terminale occidentale della linea gotica, che fu il motivo per il quale da Rimini a Livorno, grosso modo, lungo il 44° parallelo, si distese quest'ultimo bastione della resistenza tedesca di fronte alle due grandi armate, la quinta e l'ottava, che si contendevano ormai il territorio italiano, che avrebbe costituito la fine praticamente, o quantomeno la premessa essenziale per la fine della guerra. Noi arrivavamo a San Marino con queste sue gallerie trasformate in rifugi pressoché naturali. Queste gallerie erano diventate come, non si capiva bene, se dei rifugi o degli ospedali. Erano due file ininterrotte di materassi, divisi l'uno dall'altro da delle tende per salvare un minimo di privacy, si direbbe oggi, di privatezza, insomma. E si viveva all'interno di questi rifugi con la certezza che il monte non sarebbe stato violato. Ricordo che mio padre, insieme ad altre persone, verso le 3 di notte arrivava dalla città dove c'era il silos, e veniva preparato il pane per gli sfollati. Erano a migliaia le persone che avevano trovato rifugio a San Marino. Un'accoglienza gratuita, un qualche cosa di veramente fraterno. E quando arrivava mio padre, ricordo con queste torce, la gente avvertiva l'arrivo di questi soccorritori che arrivavano con queste giare piene di pane fresco, che veniva distribuito materasso di materasso, un altro ancora, e lungo questa
questa consegna interminabile di pezzi di pane, si assisteva come a una sorta di eucaristia, insomma, e la gente rimaneva come attonita di fronte alla possibilità di salvarsi la vita alle 3 di notte in un luogo così inusitato, in una circostanza che per un verso ti garantiva circa proprio la tua salvezza fisica, per un altro ti inquietava perché capivi che era veramente un momento estremo di questa grande temperie che aveva coinvolto persino un territorio come San Marino. Perché dico questo? Perché a un certo momento, presumendo che questo movimento di persone che si svolgeva davanti alle gallerie potesse nascondere qualche cosa che avesse a che fare con la difesa di un territorio, gli inglesi in quel caso pensarono bene di venire con una piccola pattuglia, una squadriglia di aerei, a bombardare. Mi ricordo che la galleria nostra aveva l'imboccatura che dava sulla scuola elementare, dove io avevo percorso il primo anno di scuola, in quei 4 anni in cui la mia famiglia si stabilì a San Marino, venendo da Ravenna. Mio padre diventò il gerente della società elettrica romagnola, eccetera. E ricordo anche così i morti di quel giorno tremendo, le bombe che slittavano lungo la cosa, lungo il monte, come trovavano, voglio dire, una resistenza, scoppiavano con delle raggiere sterminate di schegge che producono un numero spropositato di vittime. E fu il segnale che non c'era pace neppure qua, insomma. E non di meno noi riuscimmo a salvare la vita, noi, per quelli che rimasero dentro le gallerie fino all'ultimo, certamente la salvarono. E altri si dispersero poi in altri tentativi di condurre in porto la propria salvezza con altri mezzi e in altri luoghi. E poi il ritorno alla città, che era completamente distrutta, il bisogno di ricostruire una comunità che si era dissolta, si era distribuendosi occasionalmente in varie zone dove cercare riparo. E ricordo i primi gesti della fratellanza ritrovata. Ricordo una mattina che arrivò davanti a casa nostra, che aveva perduto il tetto per lo scoppio di 2 bombe che erano scoppiate ai margini della casa. Arrivò un vecchietto con un piccolo carrettino con una ruota che non funzionava bene, e sopra c'era come unico carico una porta molto malmessa, molto sgangherata. E vedendo mio padre e la nostra casa priva della porta d'ingresso, si fermò e disse: «Signor Zavoli, io ho trovato in una buca questa porta, a me non serve, se le servisse gliela regalo molto volentieri». E mio padre si commosse, e il giorno in cui trovò a sua volta 2 finestre, restituì il dono regalando una finestra a questo vicino. Io colsi come una sorta di metafora in questi 2 gesti, era il rimettersi insieme a vivere una vita in comune fondata sulla pace e sulla ritrovata solidarietà. Io mi ricordo il primo manifesto da morto, Calderoni e Elvira, infermiera patentata, anni 65, si ricominciava a morire uno alla volta. C'era questo manifesto che occhieggiava nel muro della ferrovia. E Rimini ricominciò a vivere. Noi ogni tanto, girando soltanto la testa, vedevamo l'azzurra visione di San Marino e ci chiedevamo: ma è possibile che non si debba compiere un atto per rendere memorabile il gesto umanitario di questa Repubblica, che dovrebbe rimanere negli annali del tempo della guerra, perché è stata veramente una sorta di, come posso dire, di cameo della ritrovata solidarietà dentro la ferocia del conflitto, che doveva in qualche modo testimoniare che qualcosa si era salvato dentro quel disastro. Ecco. Allora organizzammo il viaggio del riconoscimento e del ringraziamento. Preparammo una lapide, facciamo questo viaggio fino a San Marino, e c'è ancora nel Palazzo del Governo la lapide dei cosiddetti 100.000, che non furono 100.000 naturalmente, ma in quei casi non si bada a spese. E erano i 100.000 che portavano il loro grazie alla Repubblica, perché ci aveva messo nella condizione, insomma, di superare un tempo così difficile. Si può dire dunque che Sergio Zavoli è uno dei grandi
del giornalismo internazionale, ha imparato a leggere e scrivere qui, a poche centinaia sì, di metri. Perché in quella scuola elementare io ho passato la mia prima, il mio primo anno scolastico con una maestra che si chiamava Belluzzi, che abitava in città e veniva giù a Borgo a tenerci scuola, che era una specie di tutto, di sorella, di madre, di educatrice, una creatura che non ho mai dimenticato. E ricordo che quando è mancata, mi sono molto doluto d'averlo saputo in ritardo per non averne potuto portare il mio ricordo e il mio ringraziamento, per così dire. Se lo consente, poi torniamo a San Marino, ma una piccola parentesi italiana, e lì è l'uomo politico e non più il giornalista, è il momento del Quirinale, in Italia è il centro di tutto. Lei ha avuto modo di conoscere tutti i grandi presidenti della Repubblica Italiana, ce n'è qualcuno che dal suo punto di vista, appunto di testimone del tempo, anche in questo caso, l'ha colpita, lo ricorda con particolare intensità? Ecco, se dovessi scegliere fra i ricordi e l'attualità, che lei evoca allo stesso tempo, ecco, sceglierei la seconda parte, cioè sceglierei come figura emblematica quella dell'attuale Presidente, che è una delle ricchezze residue di questa società un po' malandata, dal punto di vista della politica soprattutto, che ha ricevuto dalla costanza, dalla vedutezza, dalla rispettabilità e dalla credibilità di Napolitano un punto di garanzia così equo, così puntuale, eccetera, per cui ci siamo sentiti rassicurati anche nei momenti in cui le sorti dell'economia italiana e di conseguenza del complesso della vita nazionale erano fortemente a rischio. Ancora adesso, con la scelta di questo tentativo di trovare una soluzione a un problema cogente, che è quello che stiamo tuttora vivendo, la storia dei 10 saggi, che è diventato il pretesto delle voci discordi per imputare a Napolitano un tentativo di allungare il brodo, come si esprime un po' grossolanamente chi tiene in vita delle mentalità e delle consapevolezze così miserevoli, insomma. In realtà va collocata tra i tentativi di questo Presidente di tenere in vita dei barlumi di sicurezza, quelli possibili, quelli ragionevoli. E, insomma, nel momento in cui Draghi e Napolitano si parlano, che cosa sta succedendo per quel che riguarda l'Italia, e Draghi prospetta il pericolo verosimile che i mercati possono approfittare con la speculazione rinnovata di un momento difficile per la soluzione del problema italiano, Napolitano pensa che dare all'Europa e al mondo, in questo caso, il segnale di un tentativo rinnovato di produrre le condizioni per trovare una via maestra che conduca a una soluzione ragionevole, che non può avere evidentemente un avvenire, voglio dire, convenuto, ma che in qualche misura consente di raggiungere il momento dell'arrivo del nuovo Presidente, della formazione del nuovo governo, eccetera, in condizioni in cui l'Italia sia ancora rispettata per il tentativo doloroso, quantomeno dolente, in cui ha ridotto la popolazione italiana più debole per i sacrifici che le sono stati chiesti. Ecco, quello mi è parso l'estrema prova di questo Presidente che fino all'ultimo, sacrificando anche la propria immagine in qualche circostanza, ha tenuto viva la speranza civile di questo Paese di essere, come posso dire, una realtà capace di onorare la propria dignità di nazione e di popolo. Ecco. Quindi richiama naturalmente figure di presidenti che hanno avuto altrettanti titoli, seppure di una natura completamente differente, come per esempio Ciampi, che è stata una figura esemplare che ha costituito per l'Italia un momento di grande rinascita, eccetera. Ma i personaggi cui rivolgersi per dare il senso di ciò che è stata la politica nel nostro Paese dopo i tempi che abbiamo evocato poco fa, ricordando il momento della guerra, erano persone delle quali
si poteva soltanto dire meno male che ci sono. Vero. E a quei tempi probabilmente c'erano anche dei motivi per avanzare delle riserve su questo o quello. Ma se io penso ai tempi in cui c'era una volta la Prima Repubblica, intervistando fra i tanti altri D'Alema, e alla domanda qual è la figura di politico italiano che più di altri ha garantito, voglio dire, la credibilità del paese, capace di ritornare nel consesso delle nazioni più moderne e più civili, che ha garantito questa stabilità. E D'Alema non ebbe esitazioni, disse, ma è stato De Gasperi, con la sua laicità, con la sua modernità, con la sua equità. Insomma, il capo della Democrazia Cristiana che resiste alla richiesta della Chiesa di assimilare in qualche modo la rappresentanza politica democristiana alla cattolicità e quindi unendo la Chiesa alla politica, eccetera, indusse questo presidente laico, pur essendo un cattolico di fede più che provata, disse no. Occorre stabilire subito una distinzione e trarne i motivi per fissare una realtà che dovrà guidare questo paese per i tempi che verranno. E questo sentimento della laicità che non si pone mai in alternativa ad altro, ma che serve a garantire però una, come posso dire, un'interpretazione della vita collettiva che deve salvaguardare il diritto all'esistenza di idee diverse, per cui può nascere e nasce di fatto, per fortuna, il criterio del pluralismo, in cui le idee si confrontano, in cui l'utopia, l'eresia persino, può diventare qualcosa di ragionevole, perché non è più qualcosa di impenetrabile, che genera soltanto inquietudine, ma è la dimostrazione che tutto può essere o diventare diverso, quindi è un segno di grande vitalità, oltretutto dell'intelligenza anche politica. Ecco, tutto questo aveva segnato la ripresa del nostro paese. Oggi purtroppo tutto questo si è perduto. Però devo anche aggiungere che io ho una convinzione profonda e non c'è occasione di cui io non approfitti per ripetere soprattutto ai giovani che vivono un momento di grande disincanto, di rassegnazione, persino di resa, per essere stati ridotti a questa sorta di irrilevanza sociale, perché non contano più nulla nel nostro paese, di aver fede nella politica, perché non c'è mai tanto bisogno di politica come quando è la politica stessa che in qualche modo ci autorizza a voltarle le spalle. E senza la politica ci si avvia solo verso una sorte ma sconosciuta e irta di pericoli, di problemi ai quali sarebbe difficile porre qualche riparo perché non se ne conosce la natura. La politica invece è la scienza di ciò che si può fare, perciò stesso va fatto in termini di solidarietà e di confronto tra idee diverse. È la democrazia, ecco, la mia paura poi è questa, che con il pretesto della politica e dei partiti si metta a rischio il grande fondamento di tutto questo, la ricchezza che presiede a tutto questo, che è la democrazia. Questa è una terra in cui un pilastro si chiama democrazia, un pilastro si chiama libertà. Certo. Lei oggi, alla luce del suo percorso, come definirebbe la parola libertà? Che cosa vuol dire libertà? Ma la libertà è assumersi intanto la propria parte. Ciascuno spazi davanti alla propria porta e tutta la città sarà pulita, dicono i cinesi. C'è qualcosa di vero che vale anche per la nostra cultura e la nostra antropologia, diciamo così, insomma. Libertà vuol dire assumersi la propria responsabilità civile, unirla a quella degli altri e vivere insieme un sentimento che si deve tradurre in qualche cosa che corrisponde all'interesse di carattere generale. Perché non si tratta più della libertà individuale di ciascuno, dell'uno per volta, ma di una libertà perduta la quale è un popolo intero, una nazione intera, una civiltà intera che perde il diritto a vivere la dignità dell'essere vivi. Insomma, i paesi che non conoscono la libertà perdono, tanto per cominciare, la giustizia. Io penso che persino le grandi rivoluzioni, che pure hanno liberato la fronte da molti sudori e hanno liberato le, come posso dire,
le questioni del diritto personale, pubblico e collettivo, da tante congestioni, da tante interpretazioni suggerite dalla rivoluzione, dopo tutto, eccetera, che non capirono che la libertà viene prima della giustizia, perché l'una condiziona l'altra. E senza libertà non c'è se non il disordine, e quindi la fine dell'equità e della ridistribuzione di quel potere comune che va poi parcellizzato e diviso sulla base anche dei bisogni. Quando si decide che chi non ha non è, è finita la libertà. Quando si prende in considerazione la dignità e il diritto di ciascuno, anche del più attardato, e la si pone allo stesso livello di chi ha la libertà intellettuale di capire la propria dignità, di difenderla, eccetera. Ecco, soltanto quando queste due cose coincidono si ha la vera libertà, perché la libertà ha una dimensione che è universale da questo punto di vista, oppure non ha senso, perché altrimenti è la libertà individuale che è quella contro la quale non si può non andare, e che riconosce la qualità che riconosce persino il salmista quando dice: ogni uomo di per sé è responsabile con la propria, anche voglio dire, della dimensione umana degli altri. E questo è vero, ma aggiunge la cosa più interessante quando rende questa dimensione privata, quando la rende collettiva, e quando dice: al di là della creazione che ha fatto tutto, l'uomo non si deve mai sentire esente dalla responsabilità di aggiungere la sua propria responsabilità. Per cui tutto cresce in funzione di ciò che ogni giorno l'uomo fa per rendere sempre più nobile, voglio dire, la sua vita e lo scopo stesso dello stare insieme, mettere al mondo dei figli, creare le condizioni per la vita di quelli che verranno. Per cui ogni uomo ha non solo la facoltà, ma il dovere di far nuove tutte le cose. E questo, insomma, è il segno che anche dal punto di vista dell'interiorità il problema del cambiamento, del rischio anche, della prova, è un problema di ogni modernità, di ogni civiltà e di ogni sentire positivo, in sostanza. La scena finale del documentario sul Titano si ricollega perfettamente a quello che sta raccontando adesso, una scena in cui delle persone ricostruiscono il futuro, di fatto. Ecco, volevamo chiudere con questa scena. Mi pare che sia un'idea bella, perché non solo perché è suggestiva, è sempre l'invenzione di un grande regista, con dei grandi mezzi anche espressivi, perché si vedono scendere delle figure appese a delle corde, con una picozza in mano, e ciascuno va alla ricerca di un mazzo che tende a svincolarsi dal sistema della roccia e a diventare un momento anarchico, diciamo, dell'ordine in cui bisogna tenere il monte, la sua pulizia e la sua sicurezza. E allora si vedono queste persone che vanno a cercare questi momenti di crisi che si realizzano nel tempo lungo le scarpate del monte. Ed è così fortemente emblematica questa cosa, e fa pensare veramente a una società che sente proprio il bisogno di ripulirsi, di rinnovarsi. E mi pare che San Marino, che ha attraversato, e spero che questa fase sia del tutto non solo scomparsa, ma persino dimenticata, perché è immeritevole trascinare una cosa che non può, voglio dire, in qualche modo mettere in discussione la bellezza della storia complessiva di questa Repubblica. Allora è giusto pensare che questa immagine di questi uomini che vanno a ripulire il monte vogliono significare qualcosa che ha a che vedere con la volontà della comunità di ritrovare quell'armonia, quel bisogno di trasparenza che si esige da un paese che ha insegnato la libertà a popoli oltre che a persone. Qui è transitato il transfuga, il derelitto, il perseguitato, e ha trovato chiunque un salvamento. Qui è stata una grande lezione veramente di solidarietà e di libertà insieme.
E questo spirito non è morto a San Marino. Io credo che San Marino sia nella condizione di rivivere rispetto a se stessa con la stessa dignità, la stessa volontà e gli stessi effetti di ogni momento della sua vita secolare e millenaria. In chiusura, se dovesse dare un consiglio di viaggio, come si chiamavano una volta un ragazzo di 12-13, una ragazza di 12-13-15 anni per affrontare il viaggio della vita, che gli direbbe? Ma io direi di uscire da questo stato di minorità che ha finito per considerare una specie di dannazione generazionale. Ha avuto la fortuna di nascere in un momento in cui le capacità dell'uomo di produrre ricchezza, benessere, la spinta a cercare nuove strade della conoscenza, l'ingresso nel cosmo, il salvamento rispetto a delle grandi iatture dell'umanità come le carestie, le grandi malattie, eccetera, il tentativo di mettere ordine rispetto alle grandi violazioni della libertà umana, eccetera. Tutto questo dovrebbero significare qualche cosa, guardino anche agli aspetti positivi del tempo che si prepara anche per loro. Hanno tuttavia un diritto di reclamare la parte che spetta a uno che non ha chiesto di venire a soffrire per conto terzi. Ciascuno ha diritto alla sua propria felicità. Siamo nati per vivere, non per morire, dice Papa Giovanni. Ed è un pensiero molto laico. I ragazzi di oggi hanno diritto di avere almeno quello che hanno avuto i padri e i nonni. La loro generazione invece è quella che soffre di più rispetto a quello che ha sofferto. La nostra generazione, sebbene alle nostre spalle, nonostante le cose che abbiamo raccontato, che descrivono un mondo ancora solidale, ci siano nella nostra memoria 52 milioni di morti. Quindi non siamo stati esemplari, certamente. Ma oggi oserei dire che in tempo di pace avere trascurato il diritto dei giovani a trovare la dignità della loro adolescenza. Se io penso alle 30.000 creature che nell'ultimo anno hanno lasciato l'Italia, lasciando la scuola e l'università, per realizzare questa fuga dalla crisi e andare a cercare altrove il proprio futuro, in questa deriva culturale io vedo un grave pericolo per la nostra società. Quindi il problema dei giovani è un problema che non deve interessare soltanto uno spaccato sociologico, è un problema che riguarda l'identità stessa di una popolazione, quindi di un paese. È il governo che verrà metta tra le priorità questo problema del riprendere in mano il destino del nostro paese, cominciando da quelli che saranno i continuatori dalla parte migliore del nostro paese. L'idea della fotografia, la prima in gruppo della mia vita, mi accompagnò per tutta la notte. Immaginai che il fotografo sarebbe sceso da quella parte del monte dove collocavo un mondo a sé, reale e fittizio insieme. Avevo 6 anni e per una circostanza che sarebbe ozioso raccontare, frequentavo la prima classe a Borgo Maggiore, uno dei 9 castelli. La maestra si chiamava Belluzzi Claudia, e non c'era un'altra in tutto il monte che ai nostri occhi potesse misurarsi con la sua bellezza e la sua bontà. Quella mattina la trovammo all'ingresso della scuola. Ci dispose con sicurezza sui gradini, distribuendo maschi e femmine e dividendo i più chiassosi. Così ci trovò il fotografo. Quando infilò la testa dentro il panno nero e prese in mano la pompetta, eravamo mirabilmente pronti.
Ed eccomi qui, in mezzo a creature di cui, tranne qualcuna, dopo tanto tempo, non so più nulla. Nel novembre del 43, quando salimmo il monte per la seconda volta, ora da profughi, e trovammo rifugio proprio a Borgo Maggiore, in questa casa, rividi alcuni compagni della fotografia e con essi presi a dividere un altro pezzo di vita. Dopo qualche giorno, una domenica, tornai a vedere la mia scuola. Era autunno avanzato, la nebbia nascondeva tutto fuorché i ricordi. Ma salendo le scale avvertii che in realtà volevo essere altrove, cioè sulla cima del monte, da cui, bambino, avevo immaginato che fosse sceso il fotografo. E corsi via. Feci quel viaggio tante volte. I sammarinesi sapevano che nelle giornate di sole i ragazzi di Rimini, figli degli sfollati, sarebbero saliti fino ai camminamenti che portano ai piedi delle tre torri, la rocca, la cesta e il montale. E lassù avrebbero atteso il rumore degli aeroplani che sempre più spesso venivano a bombardare lungo il mare la loro città. Salimmo centinaia di volte, perché altrettante volte, col cielo limpido, gli stormi arrivarono dal sud, improvvisi e lucenti. Era a suo modo uno spettacolo. A tanto ci aveva ridotto la guerra. Si andava in genere al pianoro di Levante, dove restavamo in attesa di vedere che sulle nostre case cadessero tormente di esplosivo. Quando gli aerei cominciavano a scaricare le bombe, gli schianti, seppure lontani, provocavano un tremito dentro la terra che saliva fino alla pietra su cui sedevamo. Ciascuno fissava un punto, restando indifferente agli scoppi che ribollivano altrove. E quando sembrava che la cascata di bombe sgroppasse proprio vicino a quel punto e sotto la polvere e il fumo immaginavamo la nostra casa, allora giravamo la testa come quando non si ha l'animo di guardare. Dopo il bombardamento ci raggiungeva una grande quantità di persone. Arrivava da ogni parte, percorrendo i sentieri che corrono sulla cresta del monte, costeggiando mura, superando bastioni e terrazze, inoltrandosi nei fortilizi disposti sull'orlo della montagna. Si sapeva che di lì a poco, quasi un appendice al dramma appena placatosi, la guerra avrebbe allestito nel cielo una rappresentazione straordinaria. Sarebbero venuti a cercarsi due aerei da caccia, uno inglese e l'altro tedesco. E la gente si disponeva ad assistere a un terribile gioco di falchi. Il primo a presentarsi, forse perché aveva la base più vicina, era il tedesco. In attesa dell'avversario tracciava grandi ruote propiziatrici. Poi, se il rivale non si faceva vivo, dopo un'impennata e una ricaduta al centro della valle, come volesse congedarsi lasciando almeno un pezzo di bravura, ripartiva nella direzione da cui era venuto. L'inglese in genere appariva all'improvviso, innalzandosi a candela in una perpendicolare che mozzava il fiato, perché non si capiva come potesse durare così a lungo.
Nel frattempo, continuando a girare, il tedesco sembrava preparargli il gorgo in cui di lì a poco l'altro si sarebbe tuffato. Gli spettatori sparsi sulle balze del monte, non appena cominciava il carosello, erano tutti seduti come a teatro. Non si muovevano neppure quando la mitraglia poteva sembrare, per un attimo, puntata contro di loro. Dopo qualche mese, al quinto o sesto scontro, nessun aereo era stato abbattuto e ciò aveva dato ai duelli una sorta di innocenza. Ma un giorno il caccia inglese, raggiunto al fianco dopo una voluta a taglio d'ala, venne riempito di piombo. Come l'aereo cominciò a vibrare, poi a piegarsi e infine a espellere mortale una scia nerastra, tutta la gente si trovò in piedi, attonita e muta. Poi raggiunse le balconate che si affacciavano sulla valle per vedere in quale dei mille poderi era precipitato l'aeroplano. Altri, me compreso, ripercorsero il fianco del monte per salire su un piccolo treno bianco e celeste e poi correre a cercare, chissà dove, i resti dell'aereo. La sera risalii con lo stesso treno che avevo visto da bambino alla stazione di Borgo nel giorno dell'inaugurazione. Fu lì, sulla salita dei Boschetti, a due passi dalla mia scuola, che il 26 giugno del 44 cadde il primo grappolo di bombe. Un cuneo argenteo di aerei aveva preso improvvisamente la direzione del monte. Erano le 11:40. Tre ondate di sei bombardieri ciascuna fecero 63 morti e un centinaio di feriti. Una terra libera e indipendente, pacifica e inerme, da sempre fedele ai principi della solidarietà, era stata violata. Quel mattino il treno bianco celeste si fermò. La scelta di cedere agli sfollati le sue 11 gallerie fu un altro segnale della fratellanza. Da allora nessuno l'ha più rivisto. Le gallerie furono trasformate in due file ininterrotte di materassi, con il binario al centro, come una corsia. La gente si inventò simulacri di stanze, mise i santi alle pareti, alzò una fila di tendaggi per difendere il dormitorio dalle sue mortificazioni. Gran parte dell'esistenza era entrata nei poteri del caso. Una deriva di storie interrotte, di appuntamenti mancati, di progetti inconclusi. Miriadi di storie senza altro destino che quello di perdersi lontano dai luoghi dove erano nate. I tunnel, con l'approssimarsi del fronte, si affollarono come di più non sarebbe stato possibile. Si sa che vi nacquero anche due bambini e che uno, partorito anzitempo,
fu chiamato Marino. I sammarinesi divisero con gli sfollati ogni genere di cose. Non di rado si trattò di ospitalità data in cambio di nulla. Dopo la mezzanotte, lungo il camminamento che divideva il doppio corteo dei giacigli, veniva distribuito il pane. Per mesi e mesi, come faceva buio, il monte accese solo i suoi forni, tanti provvidenziali falò di vita. Dare il pane a quell'ora diventò un gesto rituale, accolto come un'eucaristia. Tutti si sollevavano mettendosi a sedere sui materassi per mangiare silenziosamente il pane. Poi si ricominciava a dormire. Al mattino i tendaggi si schiudevano, la gente usciva dalle pieghe e tutto, per quanto possibile, si rianimava. L'andirivieni lungo le gallerie era un aspetto ormai naturale della convivenza, anche se quell'umanità, quasi tutta in pigiama e vestaglia, camicia da notte e sciallino, e sopra, quando era freddo, il cappotto, conferiva al luogo un'aria da ospedale, grazie alla quale, un po' alla volta, il pudore si era messo d'accordo con la vita. Il fronte si era mosso e le pattuglie stavano già entrando in città. I contadini furono i primi a capire che era venuto il momento di tornare. Gli alleati, stupefatti, videro scendere da ogni fianco del monte il popolo degli scampati. Gente e bestie, vecchi e bambini, sani e malati, carri e cose. Sui carri c'era tutto quello che con la vita la gente aveva salvato. Anche gli oggetti più modesti, perché non si sapeva, di preciso, che cosa si sarebbe trovato al ritorno. A ogni sosta venivano sbrigate le faccende di ogni giorno, come fare la piada, una sorta di pane azzimo dei romagnoli, stendere i panni, lavarsi alla meglio, cucinare. Da tanti rivoli prendeva forma una fiumana. A ridosso della città i primi a staccarsene furono i contadini. Gli altri, quelli che abitavano al di là dei bastioni, aspettarono che le pattuglie li precedessero di macerie in macerie. La città si era come rovesciata dentro un'arena di calcinaccio. I soldati avanzavano in silenzio. Erano arrivi prudenti intorno a scheletri di case. Il fronte si attestò al di là del fiume. Dopo una pausa, dal fumo che saliva dietro le colline, si capì che la guerra tornava a incollerirsi. Bastava girare la testa per vedere il luogo dove in 100.000 ci eravamo salvati. Il monte non era mai parso così vicino. Nessun altro luogo al mondo, di quella misura, e che avesse avuto su di sé o accanto la guerra, aveva protetto un così grande numero di rifugiati. Negli annali della solidarietà rimarrà scritto che questo è accaduto a San Marino, dal 3 novembre del 43
al 21 settembre del 44. È una storia che parte da lontano, dalle origini di questa Repubblica. Tutto ha l'inimitabile aspetto di un paese che sorge da una leggenda. Dopo la scelta smisurata del nome da dare al monte, Titano, la devozione discreta per un santo, Marino. Dall'Olimpo alle falde della cristianità, mito e parabola, quasi a segnare il lento trapasso dal paganesimo alla novella. Prima che alla santità, la vita chiede a Marino la vocazione a edificare. Originario della Dalmazia, andando per cave, conosce il Titano, le sue asperità, i suoi silenzi selvatici. Non è una scelta da eremita. Viene a predicare quassù sapendo di trovarvi qualcuno, con altri scalpelli. Leo, partito con Marino, si ferma poco più in là, su un monticello in groppa alla valle del Marecchia. I letti che la leggenda attribuisce ai due santi sono di roccia, dentro la chiesa di San Pietro. Una vita operaia, scavata nella fatica. Vicino a morire, nel congedarsi, Marino dirà: «Vi lascio liberi dall'uno e dall'altro uomo». Un tagliapietre, seppure santo, che parla come un grande condottiero. O meglio, come il fondatore di uno Stato. Data convenuta della fondazione, 3 settembre del 301. Accanto a quello religioso, il seme laico. Da monasterium a castellum. Non c'è libertà, purché civile, che qui non venga riconosciuta. Capitolata la Repubblica Romana, inseguito dagli austriaci, Garibaldi trova scampo sul Titano. Il tempo di garantirsi l'amicizia dei sammarinesi è una guida. Con 162 fedelissimi e Anita ammalata, fugge verso la costa attraverso canneti, saline, cave di ghiaia, pinete. 11 anni dopo, la spedizione dei Mille. Nell'accettare la cittadinanza sammarinese dirà: «Vado superbo di essere cittadino di cotanta virtuosa Repubblica». I capitani gli rispondono con un messaggio altrettanto caloroso. Del resto, Garibaldi non può non piacere ai reggitori di questa fatta. Eccone alcuni, sempre due a due, eletti per 6 mesi, discendenti dagli antichi consoli, custodi, con i membri del Consiglio Grande e Generale, del dettato costitutivo. Assistiamo per la prima volta a una cerimonia di vestizione. Sete, velluti, cappe, tocco. Ma nessuna magnificenza. Lo stesso Spadino si giustifica con le figure dei compatroni San Marino e Sant'Agata cesellati nell'Elsa. Corredo da grandi del Cinquecento per un mandato di 6 mesi, un bagno di storia per un impegno su misura. 1945. Il Congresso di Stato, fin qui organo consultivo, viene investito attraverso i suoi dicasteri dei poteri esecutivi. È un governo di popolo, di cittadini, di elettori. È la democrazia assunta come valore e strumento, espressa e insieme autenticata da un alternarsi di maggioranze di governo. Hanno dignità e rappresentatività di capi di Stato. Ma al di là del protocollo e delle cerimonie, c'è la travagliata conquista da parte dei governanti di un ruolo e di una presenza internazionale, a cominciare dai rapporti con l'Italia. San Marino apre ambasciate in molti paesi, firma accordi,
da quelli di Helsinki sulla sicurezza in Europa al divieto delle armi batteriologiche tossiche. Aderisce all'UNESCO, alla Corte Internazionale di Giustizia, all'Unione delle Telecomunicazioni, all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è tutto. Ha un osservatore permanente alle Nazioni Unite. Partecipa alle conferenze indette dal Palazzo di Vetro. Dispiega una diplomazia a tutto campo, ponderata e fattiva. La storia della Repubblica è intessuta di rapporti con la Chiesa, nel bene e nel male. Primo tiranno è addirittura il figlio di un papa, Cesare Borgia, il Valentino. Consigliato dal Machiavelli, scopre sulla sua strada San Marino e la occupa con le armi, ma la tiene per poco. Alcuni mesi di oppressione aguzzano ingegno e diplomazia, finché l'occupante prende la strada dell'esilio e il monte è salvo. Sul monte, in verità, impera una pericolosa oligarchia e i costumi sociali sono decaduti. Ma quando, riempita la Repubblica di soldatesche, l'Alberoni cerca di imporre il giuramento di fedeltà allo Stato Pontificio, i sammarinesi, al grido di «Viva la Repubblica!», lo scacciano. San Marino festeggia il ritorno della libertà. È il 5 febbraio del 1740, giorno di Sant'Agata. Resterà la data più simbolica della sua storia. Gli statuti sommavano regole giuridiche e morali, religiose ed opportunità sociali, d'ordine pubblico e perfino ecologiche, di civismo e finanche di buona creanza. Sebbene, in alcuni casi, con qualche eccesso di rigore. I bestemmiatori erano puniti col carcere fino a 5 mesi. Le guardie notturne che si lasciassero sfuggire i ladri dovevano risarcire di tasca propria i derubati. Forti multe ai giocatori d'azzardo, ai fidanzati che andassero in giro a cercare piume per il letto nuziale o sollecitassero altri doni, e a chi gettasse immondizie o acqua sporca nelle piazze. Lo scambio delle consegne è simboleggiato dal passaggio del collare di Gran Maestro dell'Ordine Equestre di San Marino. Due capitani tornano semplici cittadini, altri due diventano anelli della catena. Il primo di aprile o di ottobre, il ciclo si rinnova nella sua ordinata biologia istituzionale e nel contesto giuridico e politico che la sostiene. Monte Tricuspide, anzi Trigemino, quasi la montagna avesse figliato tutte insieme e da sé le sue cime, è come l'ideogramma di una realtà più vasta. San Marino ha visto i suoi 750 metri elevati alla più alta quota di notorietà e di frequentazione, come capita a ben altri colossi o a cime ben più aguzze. È un trapezio tra i fiumi Conca e Marecchia, diviso in 9 castelli, ognuno col suo spicchio di sole e di ombra, di poderi in pendenza e di affari in crescita, dalla sommità fino a valle. Il monte confina con una terra che è la medesima terra su cui vive un'umanità consanguinea. Dall'alto non le vediamo, ma le vecchie cave si sono trasformate in parcheggi e molte case hanno perduto la porta, avendo ai piedi un negozio. Vien da pensare che lungo qualche strada non si bussi più e non si dica più avanti. Che tutto sia come un tempo aperto e accogliente, ma in un altro modo. È il prezzo che San Marino paga al suo esotismo. È passato molto tempo. Sono successe tante cose, nel bene e nel male. Anche qui luci e ombre, come del resto in ogni parte della terra. Ancora una volta al vertice della Repubblica è cambiata la reggenza. Un potere così solenne e così breve, che passa incessantemente dall'uno all'altro dei cittadini, significa che tutto il popolo può accudire lo Stato.
C'è un proverbio cinese che dice: ciascuno spazi davanti alla propria porta e tutta la città sarà pulita. Qui la muraglia è ben più esile e corta, ma la metafora in fondo è la stessa. Ogni tanto puliscono il monte. Significa volerlo preservare e rinnovare con tutto ciò che lo fa antico e nuovo, leggendario e reale, radicato e vitale. Quanto alla sua forma, San Marino non è solo quella che si vede dal mare, ariosa e invitante, ma anche quella che guarda l'opposta vallata. Certe notti, quando il vento fa dell'aria un cristallo, il monte splende come una nave di pietra.